quello che più mi colpisce, avendo parlato ormai con migliaia di giovani, anche se le storie sono diversissime, perché qui a Nuovi Orizzonti arriva dal ragazzo che ha fatto 20 anni di strada al super manager affermato, mi sono accorta che scava, parlando in profondità, ecco, in tutti i giovani che ho incontrato e che mi hanno parlato a cuore aperto, pur essendo le storie estremamente diverse, ho trovato lo stesso grido: ho bisogno di amore. E il dramma è che questo "ho bisogno di amore" il più delle volte si trasforma in "ho paura di essere amato", perché tutte le volte che ho provato ad aprire il mio cuore sono stato tradito, usato, gettato, ferito, abbandonato. Ecco, questa paura dell'amore, pur essendo il nostro bisogno vitale, spesso diventa un ostacolo immenso per vivere la vita in pienezza, perché noi senza amore non possiamo vivere. Io sono cristiana e credo che siamo creati a immagine e somiglianza di un Dio che è amore e che c'è una scintilla divina in noi che ha bisogno di amare. Ecco, noi purtroppo oggi ci nutriamo continuamente, senza accorgercene, di veleni come l'edonismo, il relativismo, il consumismo, e il narcisismo, il bisogno di apparire, che ci portano a cercare successo, potere, ricchezza, no? Pensando che questo possa fare la nostra felicità, ma in realtà ci mettono in guerra con le altre persone pur di affermarci, pur di prevalere, e non abbiamo più quella capacità di amare, quella consapevolezza di quanto insieme è più bello. Non devo prevalere su di te, ma se in squadra, in comunione, miriamo a costruire qualcosa di significativo, la vita è molto più bella. Ecco, c'è una frase di Sant'Agostino, che era un grande santo, ma è stato anche un grande peccatore, quindi in cui tanti di noi si possono riconoscere, che quando finalmente ha avuto questa grazia della conversione, ci ha consegnato una frase che secondo me racchiude un po' la risposta a quello che è questo grido, bisogno di amore, no? E lui arriva a dire: tu hai fatto il nostro cuore per te, il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. Ecco, quindi è importante riscoprire la spiritualità in questo mondo che ci porta a pensare che la felicità è fatta di cose materiali, no? Invece abbiamo fatto della felicità il nostro Dio e abbiamo dimenticato che Dio è la felicità, e Dio è l'unico capace di saziare la sete del nostro cuore.